tutto, non c'è niente che non mi piace. Effetto 3D innanzitutto, sensore di movimento, la giocabilità online. Ha fatto bene 3D. Sì, sì, molto bene. Soprattutto perché è regolabile. Dà l'idea di gioco rispetto a questi giochi di ultima generazione di impostazione adulta. Il fatto che il touchscreen sia notevolmente migliorato rispetto al DS normale, a quello light, a quelli prima, insomma. Calcio a tutti i giochi da Nintendo, da Mario a Metroid, se esce, speriamo, Zelda. E poi l'effetto 3D senza occhiali comunque era abbastanza stupefacente. E poi la speranza che la Nintendo mettesse delle capacità online maggiori rispetto alle vecchie console. Devo dire che sono migliorate parecchio con l'eShop e con le varie funzioni wireless. Mario Kart 7, Mario 3D Land, Kid Icarus Uprising, poi vabbè, Ocarina of Time, quello è un gioco che... Quello è il gioco! Adesso sto giocando a Kid Icarus, prima ho giocato Super Mario e Mario Kart 7. Mi piace che ci sono tanti oggetti, cose da sbloccare, quindi ti portano a rigiocare più volte lo stesso livello, sempre dietro. Perché dobbiamo fare sia i passi, sia poi prendere i pezzi di puzzle, le cose in giro, in caso troviamo qualcuno. Giochi principalmente Mario Kart 7, ma anche tutti i giochi Nintendo più importanti, ad esempio Super Mario 3D Land, Kid Icarus. Io ho comprato anche Zelda Ocarina of Time. Sto usando abbastanza comunque l'applicazione per ascoltare la musica. Ho provato anche a fare qualche foto in 3D. Il doppio schermo è anche utile su moltissimi giochi. E tutta la roba dello Street Pass, Sports Pass, internet comunque.